mio nuovo video. Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno, sono veramente entusiasta. Allora, come avete potuto notare, sono andata in un negozietto davvero davvero carino che si chiama Teddy. Questo grazie a un video di Nicole Gimondo che ho visto l'altra mattina e ho visto appunto che lei aveva comprato delle decorazioni in questo negozio. E siccome mi sto insomma muovendo pian pianino per comprare queste decorazioni, perché io tutti gli anni adoro decorare casa, che sia autunno, che sia Halloween, che sia Natale, soprattutto Natale ragazzi, io adoro decorare casa, insomma, e siccome ormai l'autunno è alle porte, dovevo assolutamente andare a comprare delle altre decorazioni. Così mi sono fatta accompagnare da mio papà in questo negozio. E io sono rimasta tipo, cosa? Oh mio Dio, è una favola della serie, lasciatemi qua, non voglio più andare via. Per cui voglio ringraziare tantissimo Nicole, anche perché è stata veramente, veramente molto, molto gentile. Poi la ringrazio ovviamente anche per avermi fatto scoprire questo bellissimo posto, veramente da favola secondo me. Quindi Nicole, grazie, grazie mille. Allora, detto questo, io non vedo l'ora di farvi vedere i miei acquisti autunnali e non solo, appunto da Teddy. Allora, ho qui con me due borse, iniziamo dalla prima. Allora, dunque, iniziamo da proprio la busta di Teddy, questa qua. Allora, come potete intravedere, ho preso dei rametti, questi qua, che sono veramente bellissimi, ragazzi, sono proprio belli, non mi aspettavo. Poi sì che di solito magari tipo dei cinesi qualcosa la trovi, però costano davvero un pochettino. Invece questi qua sono molto economici e poi sono veramente molto carini, molto molto carini. Questi sono venuti 1,50 € al pezzo, sono bellissimi. Poi, allora, ho trovato questo set decorativo composto da muschio, pigne, ramoscelli, poi ci sono dei tronchetti di legno e delle ghiandine, se non vado errato, sono questo qua. Veramente molto 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 bello, me ne sono innamorata e dovevo prenderlo. Poi dunque, allora, oh, perdinci, devo aggiustarla, mi sa che durante il tragitto, calcolate che non è proprio dietro casa mia, è tipo una trentina di chilometri da qua, però insomma ho preso questa lanterna che adesso poi andrò ad aggiustare perché si è sollevata, penso che nel baule abbia fatto un po' il ciondolio e si sia sollevata. Comunque, questa lanterna bellissima che non solo terrò per decorare in maniera autunnale, ma terrò soprattutto per Halloween. Mi è piaciuta tantissimo e l'ho presa. Poi, allora, ho trovato, ragazzi, era l'ultimo, mamma mia, quando l'ho visto ho detto no, ti prego, deve essere mio, fa che non lo prenda nessun altro. Ho preso questo meraviglioso centro tavola. Ah, qua dentro c'è la candela che ho preso proprio da metterci dentro, perché candele così grosse non ne ho. Comunque, bella. Ed ecco qua, questo è il centro tavola. Allora, non vi nego che volevo farlo io, avevo già progettato di crearmelo, di costruirmelo, però quando l'ho visto così bello, ben fatto, me ne sono veramente innamorata. Qua dentro c'è il cestelletto in vetro, appunto il portacandele, o comunque sia se qualcuno si vuole mettere qualcos'altro dentro, però me ne sono innamorata e non ho potuto non comprarlo. Cioè, guardate la meraviglia di questo centro tavola. Poi, dunque, ho preso qualcosina anche per il mio lavoro, ovvero ho trovato queste simpatiche mollette autunnali per fare magari dei lavoletti con le foglie, molto belle, e anche queste qua con le ghiandine. Sono un amore e per fare lavoretti autunnali, anche per il mio lavoro, vengono benissimo. Poi, e con questa abbiamo finito la prima busta, era più volume che altro, ho preso sempre queste boccette per il mio lavoro, queste boccettine qua in vetro con il tappeto in sughero, e poi ho preso questi portachiavi di legno perché probabilmente me ne avevo già parlato, forse comunque se andate a seguirmi su Instagram, però sul mio profilo personale e sia su quello di Tammy Moon, di Valentina Tammy Moon, troverete i miei lavoretti e alcuni dei quali comprendono appunto
delle cosine in legno, dei portachiavi in legno oppure semplicemente del legno che io poi vado magari a bonificare, a fare calamita, su cui poi ci vado a fare le incisioni. E poi ho preso anche delle pile appunto per la lanterna, poi qua ce ne sono, non mi ricordo quanti pezzi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pezzi di pile ho fatto che prenderle. Passiamo alla seconda busta. Allora, ho trovato questa zucca tutta adornata, bellissima, mi piace tantissimo. Poi io adoro tutte le cose inerenti alle decorazioni, quindi esco proprio matta per queste cose qua. Guardate che bello, è stupendo. Poi, allora, qui abbiamo anche un pochettino di cose per Halloween, ovvero ho preso queste due candele che vanno a pile, perché non posso tenere le candele accese, quelle vere, vicino a tutte le decorazioni, perché sennò tipo prenderebbe fuoco tutta casa e non mi sembra il caso. Quindi ho preso queste due, una più piccola e una più grande, dentro cui appunto ci andrò a mettere le pile che vi ho mostrato prima. E poi per Halloween faremo un video di decorazione e andremo a decorare casa insieme. Sempre per Halloween ho trovato questo fantastico teschietto, gli si muove anche la mandibola. Mi è piaciuto e l'ho preso giusto appunto per Halloween. Poi è anche bello grande, è carino, è fatto di plastica, però mi piace tanto e so già poi dove lo andrò a mettere. Però andiamo avanti adesso. Poi ho trovato questo, pezzo di polistirolo per fare le ghirlande, non mi viene il termine, vabbè, avete capito. Dunque, ho trovato questa forma creativa in polistirolo per fare appunto le ghirlande, così potrò fare poi la ghirlanda autunnale e se vi fa piacere l'andremo a costruire insieme. Quindi fatemi sapere giù sotto nei commenti se vi andrebbe un video in cui con voi costruisco questa ghirlanda autunnale che poi andrò ad appendere alla porta di casa, perché non appendo solo le ghirlande natalizie, sono un po' fissata. Poi allora ho comprato ancora, sempre per Halloween ho preso questo grazioso ragnetto scheletro che andrò a mettere sulla ragnatela finta, poi vi farò vedere tutto ed è molto molto carino, però poi per le cose di Halloween c'è tempo, le faremo insieme. Poi ho ancora preso questa bottiglietta di vetro, veramente molto molto carina, con il tappetto, perché questa farà sempre parte delle mie decorazioni di Halloween. Idem per questa. Anche questa qui, una boccetta di vetro con il tappo in sughero sopra, tipo mo' di pozioncine, e mi piacciono tantissimo. A parte poi che ho già delle idee, ragazzi, che spero vi piacciono. E infine, poi abbiamo finito, ho trovato, e non l'avevo mai viste prima, questi glitter, questi glitter rosa per dolci. Io non avevo idea esistessero dei glitter commestibili per dolci appunto, e quindi li ho presi e mi è venuto in mente che magari senza aspettare Natale potrei anche usarli prima, magari se rifaccio i cupcake e farli tutti brillantinosi, il che è un'idea che mi stuzzica davvero. Allora ragazzi, questi erano i miei acquisti da Teddy, sono ultra mega contenta di aver scoperto questo posto, di esserci andata e di aver preso un bel po' di decorazioni, perché cioè, sto proprio fremendo per decorare casa, non vedo l'ora. Arriveremo e inizieremo in questi giorni sicuramente a fare le decorazioni. Bene ragazzi, allora detto questo, io vi voglio fare solamente una piccolissima parentesi, molto 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 importante, ma tanto ve lo ripeterò anche nei prossimi video. Allora dunque, io ho intenzione, sto programmando, anzi sto avrei in programma, forse è la parola più giusta, avrei in programma di fare delle live per conoscerci meglio, stare un pochino insieme, ma insieme davvero, non solo che voi mi mettete il commento e io vi rispondo, ma proprio insieme insieme, in cui voi mi potrete fare delle domande tranquillamente, in cui io risponderò, magari possiamo vedere insieme, vi chiederò magari anche dei consigli sul mio canale, sui video, magari se avete qualche richiesta in particolare ci possiamo lavorare su, io mi annoterò tutte le vostre proposte, se ne avete, cosa che mi farebbe davvero molto piacere, perché mi piace farvi interagire con me sui miei video, sul mio canale, insomma, mi piace proprio rendervi partecipi.
Quindi questa è la prima cosa importante, ovvero il fattore che ho in programma di fare delle live. Anche qui magari poi sugli orari, penso che comunque le farò la sera o il pomeriggio tardi, perché comunque adesso le scuole hanno riaperto, poi c'è il lavoro, insomma un pochino di cose, direi che la sera è il momento più giusto, insomma, per stare insieme. La seconda cosa importante è che, allora ragazzi, io e Gabriele abbiamo messo in atto un piccolo progetto che vogliamo condividere con voi. Allora, abbiamo, se voi andate giù in info box, che vi dico sempre, andate a leggere l'info box perché è molto importante, a volte ci sono delle informazioni che io non vi dico esplicitamente nel video, ma perché sono scritte giù sotto l'info box, come magari alcuni link inerenti a alcuni acquisti che ho fatto, magari ci sono delle informazioni veramente importanti e ci sono anche tutte le info inerenti ai miei profili, sia Instagram che pagine Facebook, insomma, dove potete seguirmi, eccetera. Detto questo, giù sempre in info box abbiamo messo un link in accordo con Gabriele di PayPal, che vi condurrà appunto su, noi lo chiamiamo il nostro salvadanaio, che appunto abbiamo creato su PayPal, perché insomma adesso noi viviamo insieme da 2 anni, proprio oggi sono 2 anni che viviamo insieme e abbiamo comunque in progetto poi di sposarci e di andare a vivere io e lui da soli, no? In teoria questo è tutto un programma, poi bisogna vedere. E abbiamo deciso quindi di aprire questo salvadanaio virtuale, appunto su PayPal, che ci teniamo a condividere con voi, che per noi è veramente importante. Quindi giù in info box troverete il link inerente appunto al nostro salvadanaio per i nostri sogni. Detto questo ragazzi, allora il video di oggi può anche finire qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi già al canale, lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, commentate, cosa molto importante. Ditemi, anche voi avete iniziato a fare acquisti per le decorazioni autunnali? Se non le avete ancora fatte, quando le farete, non lo so, vi piace addobbare casa, non vi piace, perché festività vi piace adornare casa, insomma fatemi sapere giù in info box un po' di cose e soprattutto se vi fa piacere poi andare a fare qualche cosina insieme. Io qualcosa ve lo proporrò comunque, qualche tutorial di un fai da te molto semplice, molto veloce, però voglio sapere giù sotto quanto siete interessati effettivamente a una tipologia di video del genere. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo prestissimo in un altro divertentissimo, simpaticissimo video insieme. Vi lancio un bacione grande grande, ciao a tutti!